Ciao, oggi siamo a Tripozzo, un piccolissimo borgo della Valnerina Ternana, all'interno del Parco Fluviale del Nera. Siamo a circa 600 metri di altitudine, poco meno, e quindi da qui sicuramente si potrà godere di un panorama spettacolare che tra poco andremo a vedere. È un punto di riferimento importante anche per gli amanti del trekking, perché da qui partono diversi sentieri. Adesso andremo ad esplorare il borgo. Per adesso ci sembra un borgo disabitato, un borgo fantasma, perché non c'è un'anima che gira. Quindi adesso vedremo durante la nostra visita se incontreremo qualcuno. Bellissime case in pietra, però come ho detto già prima non c'è nessuno. Sembra veramente un paese fantasma. Adesso andiamo a vedere il panorama. Ecco a voi il bellissimo panorama, veramente stupendo, di cui si può godere dal borgo di Tripozzo. C'è uno scorcio fantastico su tutta la zona della Valnerina. In lontananza si può vedere il borgo di Ferentillo a destra, e poi scorrendo vedete dove c'è tutta quella fila di alberi, c'è il Nera, dove scorre il Nera. E invece qui di fronte, proprio a noi, si può vedere il borgo di Montefranco. Proprio qui di fronte c'è un po' di foschia, però spero che si riesca a vedere. Dall'altra parte invece ci sarebbe Atone, però non si vede a causa delle piante. Veramente bellissimo, c'è un po' di vento. Molto molto bello, da vedere assolutamente. Decidete di fare una visita in Umbria, ve lo consiglio assolutamente, se non altro per questo panorama da vedere. Adesso continuiamo la gita e alla scoperta del borgo. Vediamo se troviamo altre cose belle e soprattutto qualche persona, perché ancora non abbiamo incontrato nessuno. A tra poco. Thank you.
Ecco, stiamo provando anche a suonare la campana che si trova qui sopra la chiesetta di San Lorenzo, qui con la chiesa che c'è qui, per vedere se esce fuori qualcuno, ma non si vede nessuno. Quindi a questo punto iniziamo a pensare che il borgo sia veramente disabitato, perché non c'è nessuno. A meno che non sia abitato solo in alcuni periodi dell'anno, però è tutto chiuso. Oltretutto c'è anche un bellissimo spazio che adesso vi faccio vedere, che si trova qui vicino, che probabilmente credo che sia utilizzato per eventi, cerimonie, matrimoni anche. È uno spazio molto bello, grande, panoramico, perché c'è un panorama stupendo. Eccolo qua. Quindi se avete in programma magari di sposarvi prossimamente, tenete in mente questo posto, si trova una ballerina nella ballerina Ternana, più o meno vicino ad Arrone, Montefranco. Il posto è molto bello, soprattutto panoramico, quindi se volete un consiglio, eccolo qua. Vedere anche il panorama, ci avviciniamo un po' di spazio. Sicuramente se volete programmare un cerimonio, un festeggiamento o qualsiasi cosa, qui di posto ce n'è quanto ne volete. Il panorama è stupendo, adesso ve lo faccio vedere vicino. Ecco questo spazio che c'è, e adesso vi faccio vedere anche il panorama. Fresco d'estate, quindi se avete in programma un matrimonio estivo potrebbe essere l'ideale. Ecco, sempre là in fondo si vede la cascata delle Marmore in lontananza. Molto bello,